Ben ritrovati telespettatori a casa e benvenuti a 20.000 giri, la rubrica di Antenna 2 interamente dedicata alla Formula 1. Il Gran Premio di Spagna 2017 non porta una vittoria della Ferrari, ma porta un dato di fatto molto molto più importante. Infatti in questo weekend la Mercedes aveva portato un pacchetto di sviluppi molto importanti ed effettivamente gli uomini del cavallino erano un po' impazienti di vedere questi risultati. Hanno rifatto veramente i connotati alla V08, ma tutte queste modifiche non hanno portato, a nostro giudizio, o quantomeno fino a questo Gran Premio, tutte le modifiche che gli uomini della Mercedes si aspettavano. Il dato di fatto è questo: la Ferrari è ancora lì. Ma adesso un aggiornamento sulla classifica piloti e costruttori. Partiamo con la classifica piloti e abbiamo sempre Sebastian Vettel 104 punti, Hamilton 98, Bottas 63, Kimi Raikkonen 49, Ricciardo 37 e Verstappen 35 punti. Passiamo poi alla classifica costruttori e la Mercedes 161 punti, la Ferrari 153, la Red Bull 72, la Force India 53, la Toro Rosso 21 e la Williams 18 punti. Benissimo, rientriamo in studio e subito a salutare il curatore della trasmissione, sempre il nostro Mario Zucchelli. Buonasera, questa Buonasera sera Mario. orfano, siamo Orfano, orfano, senza discepoli oggi? sì, manca Cristian che per problemi di lavoro purtroppo non è potuto venire. E noi lo salutiamo Lo caramente salutiamo. da qui, assolutamente, il nostro Christian. Cristian. Mario, ho lanciato un attimino una frase di introduzione. Mi piacerebbe che tu, non so se anche tu la pensi come me, tutto questo pacchetto di cambiamenti che ha portato questo weekend la Mercedes, forse loro si aspettavano qualcosina di più, secondo te? Ma forse a dire che si aspettavano loro qualcosa di più, probabilmente non si aspettavano di avere una Ferrari così vicina. Il pacchetto è stato abbastanza consistente, soprattutto il più evidente che abbiamo notato sono stati questi divider o flows, vale a dire deviatori di Deviatori. flusso sotto il monoposto che abbiamo visto che servono per incanalare meglio l'aria che va verso il posteriore, generando più carico aerodinamico. Ricordo che la Mercedes sta ancora lavorando per cercare di riuscire a risolvere, diciamo, i problemi sia all'anteriore e sia al posteriore, proprio per riuscire a ottimizzare meglio, potrei definire, ottimizzare la riuscita del pneumatico, voglio dire, nei vari pneumatici. Ieri, in un certo qual è riuscita a mitizzare, se vogliamo, un po' il problema del consumo, del degrado del pneumatico, in quanto usando anche le medium. La Mercedes su quel tipo di compound si comporta meno, soffre di più i compound più morbidi, tant'è che d'ora andando avanti fino al Gran Premio del Giappone le medium non ci saranno più, cioè saranno declinate dei tre, ci sarà la super soft, soft e medium su qualcuno, però ovviamente come sappiamo delle tre una viene scartata, pertanto rimangono con due. La Mercedes sicuramente pensava di aver fatto uno step più evolutivo, però in effetti si è trovato che anche la Ferrari comunque non è rimasta indietro, anzi, la Anzi, Ferrari anche lei ha avuto, diciamo, degli step meno visibili perché sembra che ci sia stato, diciamo, un lavoro fatto soprattutto per quanto riguarda un nuovo diffusore e la nuova ala anteriore. E si è anche detto che deve essere arrivato proprio a questo Gran Premio di Spagna uno step evolutivo al power unit di 15 cavalli in più. Però, e concludo, questi 15 cavalli in più erano sui power unit nuovo che la Ferrari nella notte aveva montato a Vettel, che poi a record mondiale dei meccanici che addirittura in meno di 2 ore hanno sostituito il power unit a Vettel, pertanto ha corso con l'unità che aveva già fatto 4 Gran Premi e che in effetti possiamo dire che non ha sfigurato. assolutamente no, ma sentiamo cosa ne pensa il nostro ospite che abbiamo in collegamento telefonico. Abbiamo con noi direttamente dalla Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco, Giulio Carissimi. Buonasera, buonasera Giulio. Un attimino solo, scusate, telespettatori, è saltata un attimo la linea telefonica, un secondo solo. Infatti anche a Giulio, che ricordiamo, è presidente della scuderia Ferrari più grande al mondo. Con 800, quasi 1000, Esatto, ha Mario, superato la anche tu soglia ne dei fai 1000. parte, Sì, giusto Mario? io Anche tu sei uno dei discepoli discepolo. di...
di Si Giulio, dice che vediamo abbiano se. superato la soglia dei mille iscritti. Il Ferrari Clay di Caprino Bergamasco. Esatto, ecco, infatti dalla regia vedo che lo stanno già richiamando, portate pazienza, giusto questi 10 secondi. Giulio? Eccomi, eccolo eccomi, qui. Buongiorno a tutti. Eccoti. Salve, ciao. Ciao Giulio, tutto bene? Sì, tutto bene, grazie, grazie, buona serata a tutti gli ascoltatori. E a Bene. Tutti voi in studio. Grazie, stavo parlando con Mario, stavamo facendo un attimino il punto della situazione, che la Mercedes ha portato in questo Gran Premio veramente un pacchetto molto consistente di cambiamenti che ha sviluppato sulla sua monoposto, ma in effetti li abbiamo visti sì e no, se non sbaglio, giusto Giulio? La nostra Ferrari è ancora lì, cosa dici? Ma sì, anche la Ferrari, come sentivo Mario, che è molto efferato in merito, molto tecnico, anche la Ferrari ha portato degli step evolutivi che hanno contrastato quelli della Mercedes. Pertanto il divario è rimasto pari pari fino dai Gran Premi precedenti. Ce la stiamo giocando alla pari e è solo questione di centesimi o di strategie che ci può differenziare dalla Mercedes. È stata una bellissima gara ieri, che ci ha tenuto col fiato sospeso tutti quanti, soprattutto il sorpasso che ha fatto a su Bottas, e lì insomma forse ci siamo giocati il Gran Premio. Bottas ha fatto il suo lavoro da gregario, da servitore di Hamilton, ha fatto egregiamente. Senza di lui ci saremmo giocato forse la gara. È stato comunque bello e siamo lì, ce la giochiamo fino alla fine. Assolutamente sì, ed è davvero bello, Giulio, tu sicuramente, non te lo chiedo neanche, visto il Gran Premio nella vostra sede, piuttosto che con tanti appassionati, vedere anche quel bambino che si è commosso quando Kimi Raikkonen sì. È uscito, guarda, veramente un tuffo al cuore, vedere già sì. Un bambino quanta passione possa avere. Dimmi il tuo giudizio, Giulio, cosa ne pensi? È bello crescerli così, vero? Bah, sicuramente, assolutamente sì. La Ferrari ha fatto un bellissimo gesto, adesso non vorrei che, sai, noi italiani in questi siamo molto molto bravi, non vorrei che a Monza portassero tutti i bambini a piangere, si scatenasse una cala sulle tribune con bambini piangenti, no scherzo ovviamente, ma sì, è stata una scena veramente bella, bella, bella. E questo bambino se l'è meritata tutta la popolarità che ha avuto e la soddisfazione che ha avuto. Benissimo, va bene così. Bravo Ferrari. Presidente, le volevo chiedere questo. Vorrei già, se mi permette, analizzare già il prossimo Gran Premio, visto che Monte Carlo è un po' una terra, un po' l'anello debole della Ferrari, visto che sono parecchi anni che non vinciamo. Però ci potrebbe essere, questa volta, dalla nostra parte, il famoso passo corto della Ferrari, che sappiamo. Bravo Mario, bravo Mario. Questo passo corto che soprattutto nei circuiti misto mediolenti a Monte Carlo, nella preview dei tecnici della Ferrari dicono che potrebbe valere 2-3 decimi al giro sulla Mercedes. Una sua valutazione, presidente. Beh, assolutamente d'accordo, Mario, mi hai rubato la risposta, ma sono assolutamente d'accordo con te. A Monte Carlo sicuramente saremo favoriti, e in quanto appunto hai detto tu con il passo corto, poi Vettel è molto 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 caricato, Raikkonen sarà in cerca di una sua riscossa, perché ieri non lo giudico colpevole di quanto è successo, lui non ha mollato, ha tenuto giù, l'irruenza di Verstappen ha portato questo, in tre lì difficilmente si passa, pertanto è un incidente di gara, ci sta. Noi a Monte Carlo ci saremo quest'anno di ritorno con due pullman, ma è fantastico, sosterremo la nostra amata Ferrari, esporremo lo scudo sulle tribune e forza Ferrari. La vedo bene a Monte Carlo, sono molto ottimista. Bene. Benissimo, presidente. L'ultima domanda, se posso usufruire ancora un attimo, l'ultimo minutino, tranquilla. Dai Giulio, ormai sì. Sei di casa per noi. Allora, ieri abbiamo visto un po' una situazione una situazione un po' che ha riguardato sia la Ferrari che la Mercedes, ovvero che le seconde guide
Hanno lasciato purtroppo appunto Kimi Raikkonen ha avuto questo incidente subito all'inizio, piuttosto che il problema che ha avuto Bottas. Secondo te quest'anno, essendo che abbiamo queste due potenze, mi permetto di dire, ci metto dentro la Ferrari ed è bellissimo poterlo dire quest'anno, e la Mercedes, il ruolo della seconda, possiamo chiamarlo seconda guida, anche se Bottas comunque ha fatto vedere veramente di avere del suo. Quanto può essere importante per la classifica costruttori? Quanto è importante il gioco che può fare questo secondo pilota in favore appunto della vittoria del primo pilota? Ma guarda, la seconda guida è sempre esistita e ci sarà sempre. Avevamo Barrichello, anche se non infastidiva più di tanto, abbiamo avuto Eddie Irvine, abbiamo avuto sempre delle seconde guide, e anche la Mercedes, benché non lo voglia ammettere, ma abbia visto chiaramente che parla bene ma raffola male. Quindi ci saranno, è molto influente in fase di classifica costruttori. Ieri quando si è fermato Kimi ha detto ahimè, il dispiacere era non per la classifica piloti, perché si punta chiaramente su Vettel, ma per la classifica costruttore. Poi dopo hanno avuto anche loro la Defiant, penso che sia motore di Bottas, hanno detto vabbè, anche a loro succedono dei guai, e meno male che è successo il motore, perché è un campanello d'allarme che giova a nostro favore. Quindi la seconda guida è molto molto importante su tutti i fronti, anche per dare una mano al primo pilota, sia Vettel che Bottas con Hamilton, il quale già in Gran Premi precedenti gli è stato ordinato di dare il passo a Hamilton. Quindi la seconda guida, questo è il ruolo della seconda guida. Rosberg non lo era, e a mio titolo personale la Mercedes ci teneva molto a dimostrare che poteva sì vincere con Hamilton, ma anche con un campione come Rosberg, che no, a mio avviso non è da meno, anzi è stato molto scrupoloso, molto attento, si allenava bene, non usciva dai binari, tipo discoteche, eccessi nel bere e quant'altro. Quindi la seconda guida è importante, dai, serve. Assolutamente sì, soprattutto anche per questi giochi di squadra che abbiamo. Pronto? Mi senti, Giulio? Mi sentite? Noi sì, ti sentiamo, sì. Giulio, mi senti? Niente, mi dispiace. Salutiamo Giulio, carissimi, grazie per la tua collaborazione. Sì. Mi dispiace, probabilmente lui ci sente, ma abbiamo una piccola interferenza. Lo ringraziamo, grazie, come sempre. Grazie, Presidente. Quando riguarderà la trasmissione sicuramente troverà i nostri saluti, sempre gentilissimo. Sempre inappuntabile nelle sue notazioni. Assolutamente sì. Siamo quasi in chiusura, Mario, di questa prima parte. Posso mandare anche a te la domanda che ho fatto a Giulio? Abbiamo visto appunto, purtroppo, Kimi Raikkonen che, colpa sua, non colpa sua, comunque sia incidente di gara che sia stato, comunque purtroppo... Non colpa sua, perché in effetti abbiamo visto che Bottas lo ha toccato e a sua volta Verstappen se l'era presa un po', però ovviamente sì, infatti, dopo quando ha visto ha capito la situazione. Era stato toccato, e ovviamente nella carambola non sai mai, quando sono le monoposto sono vicine, nella carambola non sai mai, tu vieni urtato e poi puoi urtare successivamente anche il tuo rivale o compagno di squadra. Assolutamente, è una catena che può scatenare. Dal primo contatto ci può essere tutta una serie di conseguenze. Esatto. Secondo te, Mario, abbiamo visto anche nel Gran Premio precedente un Bottas veramente da numero uno, dire anche io difendo a spada tratta, quando sono difendibili i piloti della Ferrari, difendo a spada tratta anche gli avversari quando è giusto difenderli. Ricordiamo che Bottas correva con il quarto motore, il motore vecchio che aveva già fatto le cose, e che già nelle prove gli aveva dato dei problemi. Gli aveva dato. Anche loro nella notte hanno montato la Power Unit nuova. Montata la Power Unit nuova alle 7:30 del mattino, si sono accorti che il sistema idraulico non era
puntino. Efficiente, non era puntino. Cosa hanno fatto? Hanno dovuto ritogliere la Power Unit nuova, rimettere la Power Unit, definiamola vecchia, che aveva già fatto 4 Gran Premi. Vabbè, che in questo caso uno potrebbe dire, vabbè, ma anche Vettel ha corso. Quello di Vettel, però, esatto. Come sapete, ecco, i motori, voglio dire, i Power Unit, non serve. In questo caso poi Bottas è andato arrosto, ha avuto il suo problema. Ecco, però concludendo dicendo, hanno dovuto montare la sua Power Unit, tanto è vero che le prove del sabato mattino, dell'ora della prova, le ha quasi perse perché è andato in pista negli ultimi 4-5 minuti. Tardissimo. Probabilmente c'era qualche problemino ancora, difatti, e in effetti lo abbiamo visto subito alla partenza nei primi giri che Vettel e Hamilton se ne sono andati e Bottas, che era già 8, 9, 10, 12, 13 secondi, non riusciva comunque a prendere. Non riusciva a tenere il passo. Parte era dovuto anche una Power Unit che non era così efficiente. Benissimo Mario, quindi in chiusura adesso della prima parte, quindi assolto Raikkonen, lì volevo arrivare, assolto Raikkonen per questo incidente? Beh, d'altronde, esatto, più che assolto Raikkonen, assolto, se vogliamo dire, anche Verstappen, che se vogliamo. Esatto, ne è stato, sono due concause, esatto, di questo. Che è stato colpito anche lui, però diciamo ha innescato, è stato Bottas. Benissimo, incidente, incidente, non definiamo la colpa. Incidente, anche Bottas è arrivato lì, ha toccato la posteriore destra ed è successo quello che è successo. Benissimo, rimanete lì, ci fermiamo per 2 minuti di pubblicità. Bene, rientriamo in studio dopo la pausa pubblicitaria e come sempre questo è l'angolino del nostro Mario, l'angolino della tecnica. Questa sera ci parlerà. Allora, ci sarebbe Mario un casus belli sollevato sempre dai vertici della Red Bull sulle wing flexible della Ferrari. Mario, di cosa si tratta? Ci sarebbe da alcuni giorni un casus belli creato dai vertici della Red Bull sui 3 deflettori in carbonio della Ferrari situati sul fondo della vettura all'altezza delle ruote posteriori. Dalla slide che vi sto mostrando, la figura numero 1 è il quadrato verde con la sigla B, tratto dalla Gazzetta dello Sport. Di cosa si tratta nello specifico? Secondo i vertici della Red Bull, questi 3 deflettori con la monoposto in movimento tenderebbero a curvarsi nel sottofondo e così creerebbero una sorta di sigillo a tutto vantaggio di aumentare in quell'area il carico aerodinamico. L'articolo 21.3 alla voce Bodywork Flexible, nessuna parte mobile può essere usata per scopi aerodinamici. La delazione della Red Bull è stata ascoltata e visionata dal capotecnico Joe Bauer, che con una missiva ufficiale recapitata ai vertici della Red Bull che secondo loro la federazione quella parte contestata sarebbe in regola con l'articolo 21.3.5.7.9 in quanto tale flessibilità è nella tolleranza prevista dalle prove statiche, che consistono un peso di 100 kg appoggiato su di essi e devono rispettare una certa tolleranza nel flattering, massimo 5 millimetri. In conclusione, anche a Maranello si sono finalmente decisi di andare ad esplorare quelle aree che sono materie grigie in fatto di regolamenti. Che dire, eclettici, furbi e scaltri, anche gli ingegneri della Ferrari, visto che per anni erano gli altri furbi e scaltri ad esplorare le aree grigie del regolamento. Assolutamente sì Mario, quante volte l'abbiamo detto che comparivano cose misteriose e magiche, ma passiamo ad un'altra domanda per il nostro Mario, che appunto vi spiegherà di un misterioso manettino apparso sul volante della Ferrari. Di cosa si tratta Mario? Allora, quello che state vedendo non è un volante di un'astronave stellare, ma più semplicemente un volante di una Formula 1. Semplicemente di fatto non lo è. Per la precisione è il volante di Sebastian Vettel. Questa volta, più che spiegarvi le funzioni di ogni singolo manettino, voglio che vi concentriate sul manettino a sinistra, segnato dalla freccia con scritto GRIP. E ora vi spiego il perché. Sul volante della Ferrari, sia di Vettel che di Raikkonen, quest'anno è comparso un misterioso manettino con 12 regolazioni con scritto GRIP. Da una ricerca approfondita che ho potuto fare, sembra che sia questo manettino magico che permette di modificare il bilanciamento della monoposto fra avantreno e retrotreno per portare al meglio la finestra ideale dell'utilizzo delle varie mescole e in più permetterebbe un bilanciamento ottimale al variare del carico di benzina sia per l'inizio del Gran Premio, metà Gran Premio e fine Gran Premio, con il serbatoio ormai quasi vuoto. Certo, avere un balance ottimale nelle varie fasi del Gran Premio è un bel vantaggio. Assolutamente sì. Va detto anche, se mi permettete, ecco Feli, se mi permetti ancora
dire proprio che un misterioso ho voluto creare un'aurea di non è proprio, diciamo, un misterioso. In effetti vengono usate più o meno quasi tutte le case usano questo bilanciamento, questo balance of performance della monoposto, però va detto che sembrerebbe che possa essere quello che possa gestire questo, diciamo, perché ancora al 100% non si è sicuri se questo o se è un manettino che possa misteriosamente celare anche qualcosa d'altro. Non vale per qua, assolutamente non è non confondetelo col famoso Magic One, vale a dire quel bottone magico che serve per innalzare le performance della, quello lo trovate in un altro angolo del volante, che non ha niente a che vedere con quello. Quello del discorso del bilanciamento è molto probabile che sia un discorso di bilanciamento, che la Ferrari però ne ha studiato, ne ha fatto un'enorme evoluzione, ne ha fatto per questo bilanciamento, tant'è che notiamo che questa monoposto è molto neutra, soprattutto anche in frenata e anche in accelerazione, non vediamo né il beccheggio né il rollio in curva, pertanto una monoposto che è molto bilanciata e qui è a tutto vantaggio del riuscire a gestire molto bene il compound e i pneumatici di varie, un po' tutte delle varie mescole. Benissimo Mario, che precisissimo. Invece non soffre sulle medie e sulle hard, vale a dire i compound più duri, ma sui compound più morbidi, adesso vedremo sui prossimi, ma Monte Carlo ricordiamo che è sempre un gran premio a sé. Probabilmente vedremo dal prossimo gran premio del Canada, ecco. Vedremo dal problema del Canada se hanno risolto con quel pacchetto di novità, se hanno risolto il problema dei pneumatici. Sempre di pneumatici parliamo Mario, ma ieri mi sono un po' stupita, se devo essere sincera Mario, della durata delle gomme medie. Non ci aspettavamo che comunque sia, hanno avuto alla fine una durata come le soft ieri. Ma sai, voglio forse dire... Forse per una pista diversa, non so... Il delta, voglio dire, o perlomeno il crossover tra media e soft è a vantaggio della media di circa una decina di giri, si parla tra i 20, i 22, 23, 24 giri per quanto riguarda la soft e circa per 30, 32 giri. Si può dire che qui, in questo Gran Premio, addirittura abbiamo notato che c'è stato, diciamo, un capovolgimento. Perché esatto. Abbiamo visto che le soft sono durate molto di più sulla monoposto esatto. di Hamilton, che ha potuto fare addirittura, è andato addirittura oltre il crossover e che si è anche comportato abbastanza bene, diciamo, questo compound, non ve lo dico stranamente, tant'è che si pensava probabilmente che negli ultimi giri Hamilton potesse andare in crisi, perché aveva oltrepassato il crossover già da alcuni giri. La Ferrari ha fatto una strategia, ecco, collegandomi al discorso che hai fatto, la Ferrari non ha, come qualcuno potrebbe veramente pensare, dire, ma perché anche la Ferrari non ha copiato, se vogliamo dire, la strategia della Mercedes facendo soft, medium e soft, perché la Ferrari con le medium soffre di più questo compound, tant'è che l'idea, quella di aver sostituito con le soft, era quella di riuscire a guadagnare su Hamilton se eventualmente avesse messo le medie. Esatto. Lui ha messo le medie, tant'è che guadagnava dai 6-7 decimi, poi sono subentrati. E questo non è un alibi creato ad hoc, per carità, dico sempre, fa parte delle corse, non sto giustificando né Vettel né la Ferrari, fa parte sempre delle corse. C'è stato il famoso la virtual safety car con il famoso delta time, che devi mantenere una certa velocità per tutto il circuito. Pertanto poi c'è stato, se vogliamo, tra virgolette, chiamiamolo il tappo legale, attenzione, ripeto, perché non voglio che qualcuno possa pensare legale, Bottas ha fatto da scudiero, ha fatto da vassallo al suo caposquadra, ha rallentato leggermente, lì ci ha lasciato 4-5 secondi, il delta time è costato in quei 3 o 4 giri, ci è costato altri 4-5 secondi, se non ci fossero stati, quando i due avrebbero sostituito i pneumatici, Vettel si sarebbe trovato con un vantaggio di 12-13 secondi, che a quel punto sì, Hamilton, e sono sicuro che negli ultimi 20-25 giri, avendo il compound più morbido, sono sicuro che sarebbe riuscito
andare a prendere Sebastian Vettel, che ovviamente aveva le morbide, però anche lì era tutto, cioè voglio dire, sarebbe sì riuscito, però bisogna capire un po' come avrebbe gestito nei primi giri, vale a dire, se spingi molto molto, che fai 5, 6, 7 Beslam, vale a dire che vuoi cercare di abbassare questi 12 secondi per poi andare a prendere Vettel, ovviamente cosa succede? Dopo 4, 5, 6 giri, la famosa operating window termi, vale a dire la finestra termica ottimale anche del pneumatico esce e devi rallentare perché il pneumatico non rende più, magari guadagni un secondo due per 5 o 6 giri, poi a un certo punto guadagni 3 decimi, perché il pneumatico, allora lì devi rallentare, però anche se poi la fai rientrare la finestra termica del pneumatico, attenzione che il degrado, diciamo, del pneumatico ha dato diciamo, la sua parte migliore, proprio la parola giusta, la sua parte migliore l'ha data proprio in quei 5 o 6 giri lì. Puoi sì rientrare nella finestra termica, però non hai più. E allora lì avrebbe potuto probabilmente accodarsi a Vettel. Magari con i pneumatici ancora leggermente più prestazionali sarebbe magari riuscito a superarlo, però logicamente sarebbe stato probabilmente un po' da vedere. Certo, invece si è trovato che è rientrato, quando ha cambiato i pneumatici Hamilton, è rientrato dietro a 4 secondi, sì, contro 12-13, sì. È una bella diversità, perché ovviamente avrebbe dovuto tirare Hamilton per andare a prenderlo, forza. O avrebbe dovuto gestire sicuramente il pneumatico, come in effetti era successo in Bahrain, che dopo aver tirato per 7, 8, 9 giri, si è trovato con i pneumatici che ormai, cioè il degrado avevano... Era avanzato, ormai era avanzato, non davano più. Il degrado era, c'era questo consumo che ormai era degradato e non riusciva più. Non era a livello ovviamente di usura, perché usura è quando è la fine del pneumatico. Il degrado è il consumo fisico del pneumatico, giro dopo dire. L'usura invece è quando... termina, vale a dire che è finito, ovviamente devi rientrare. Ecco, che quasi mai si arriva al livello di usura, si cerca sempre di anticiparlo qualche giro, perché sennò perdi addirittura da due, avviene un calo addirittura esponenziale, perdi 2, 3, 4, 5 secondi ogni giro, pertanto non si arriva mai a quei livelli. Benissimo, e partiamo con il pit stop del tifoso. Le vostre domande che ci inviate tramite la casella di posta elettronica a info@antenna2.it. Oggi ben 3 Mario per te. Alcune sono molto simili, ho cercato di radunarle un attimino. Allora, la Red Bull, la grande delusione del campionato fino ad oggi. Mario. Sì, purtroppo dico, mi piacerebbe sempre vedere un po' tutte le scuderie a battagliare la cosa, in effetti è proprio vero, la Red Bull quest'anno, il mago Newey non è riuscito a questa volta a sviluppare, diciamo, una monoposto e tenere, diciamo, il passo di Ferrari e Mercedes. Questo step che è stato comunque enorme, che è stato portato a Barcellona, però è stato uno step che, almeno stando a quello che hanno detto i piloti della Red Bull, sì, c'è stato un miglioramento, ma è nulla di significativo. Ricordo anche che se di pari passo Newey magari sta faticando, almeno a livello aerodinamico, a portare una monoposto a livelli vicino, non dico superare, ma almeno vicino a Ferrari e Mercedes, dalla sua va anche detto che, e qui mi collego concludendo, Pascal Vesseur, che è il capotecnico dei motoristi Renault, aveva dichiarato un paio di mesi fa che forse dal Gran Premio del Canada il motore Renault avrebbe avuto un'iniezione di potenza di circa 30-40 cavalli, e invece c'è stata la classica doccia fredda, tant'è che ha detto i motoristi mi hanno detto che abbiamo ancora dei problemi di affidabilità quando cerchiamo di innalzare queste performance, quando vanno a cercare questo step di cavalli in più hanno dei problemi, si rompe una volta il turbo, si rompe una volta un altro componente, un'altra volta hanno questi problemi, tant'è che sembra che lo step sia stato dato a data da destinarsi. Lui ha detto è molto probabile che si arrivi al Gran Premio prima della pausa estiva, forse al Gran Premio di Ungheria o al Gran Premio prima di quello di Russia, però ecco, voglio dire, ci sono ancora 3 o 4 Gran Premi minimo ancora di sofferenza di Paolo Bernoulli, poi ovviamente vedremo se nel frattempo gli sviluppi della
di Adrian Newey riusciranno ad andare di pari passo. Benissimo, il pilota di giornata ci chiede Marco, Vettel per il sorpasso fatto su Bottas, tra parentesi mi permetto di dire forse il migliore della sua carriera, o quantomeno veramente spettacolare, o comunque Hamilton che è il vincitore della giornata? Beh, no, in questa volta va detto che è giusto difendere Vettel che ha fatto un bel sorpasso, pur magari anche, però... se vogliamo anche dire quello di Hamilton, però aveva i pneumatici più prestazionali. Poi col suo push to pass sappiamo che quel bottone magico lo abbiamo visto in rettilineo, infatti che ha sfrecciato a 340 orari, ovviamente anche con l'apertura del DRS aperto, però voglio dire il più bello, se vogliamo, è stato quello di Sebastian Vettel. Però vorrei anche dire... è stato almeno un gran premio dignitoso anche per Fernando Alonso, visto che non riusciva mai a finire un gran premio quest'anno. Esatto. È riuscito nelle qualifiche, è riuscito ad arrivare, arrivare fino alla Q1, che è stato diciamo già un ottimo risultato, ed è riuscito almeno a finire un gran premio. Non basta, mi spiace per Fernando, perché voglio dire, sai, un campione che trotterella non è mai bello, sarebbe molto bello poter vedere i grandi campioni essere lì sul filo dei centesimi a giocarsela. Bellissimo, ecco, sarebbe, credo, probabilmente sarà utopia, però vedere un Hamilton, un Vettel, un Alonso che si giocano la pole magari a 51 millesimi, 79 millesimi e nel Gran Premio diciamo sono lì a giocarsela curva dopo curva, credo sarebbe bellissimo. Assolutamente, ecco, per sì. Tutti e per i telespettatori. Poi certo, al di là che poi uno possa tifare per Alonso, chi possa tifare per Vettel, chi per possa lo sport tifare in generale. Per lo sport in generale, bellissimo, deve essere bellissimo. Assolutamente sì, e Mario, alla fine hai risposto anche alla terza domanda, che era di un altro telespettatore, che era la McLaren nelle qualifiche, sembrava un'altra macchina, ma poi è crollata durante il Gran Premio, hai già parzialmente risposto. Sì, quello ovvio, lo si poteva pensare, era già un ottimo grosso risultato in prova, e ovvio che non avrebbe potuto essere nelle prime posizioni in gara, quello si sapeva, un secondo e mezzo di gap. Di gap, benissimo, dove andiamo tra due settimane, Mario? Ma si va sul famoso, io chiamo il Tobo, sul circuito di Monte Carlo, eccolo lì, qui è un circuito che lo sappiamo sempre abbastanza anomalo, chi parte lo sapete tutti, chi parte in prima fila, spesso e volentieri il Gran Premio lo vince, salvo che ci possa mettere lo zampino dei famosi pit stop, uno può passare davanti o passare dietro, ti trovi poi magari ti trovi dietro dopo aver cambiato i pneumatici, è il gioco. Ti trovi dietro un trenino che non riesci più a superare. Come hai sempre detto, ecco, tu Mario. Diciamo, qui diciamo può anche succedere che puoi partire in prima fila, ma nel gioco dei pit stop rimani dietro, perdi quei 2-3 secondi, chi è secondo magari è terzo, ti passa anche davanti. Fermo restando se non piove, se non è una cosa così. Ecco, però, ecco, prossimo circuito, 28 di maggio, Gran Premio di Monte Carlo. Benissimo, ed è il momento dei saluti. Io ringrazio tutti i telespettatori di casa che ci hanno seguito. Ringrazio dalla regia Felix Damiani e il curatore della trasmissione, il nostro grandissimo Mario Zucchelli. Appuntamento sera. 29 maggio, lunedì, sempre in diretta, 23:15. 20.000 giri, non mancate.